Ragazzi, è successo di tutto. Sta succedendo di tutto. Il Napoli che sta provando a bere. Sto cazzo di Lindstrom. Ah, oh, non lo so. Stavo perdendo. Ci ha salvato un gong. Come l'ha andata? Ha fatto Politano con noi. Quella dal 2-0 al 2-2. Applaudi anche Osimhen. Andiamo a parlare manco della partita, perché il Genoa ha fatto qualche tiretto, ma non tiro così. 25% di possesso palla, un gol ha fatto. Noi 75%, un gol abbiamo fatto. Fallaccio. Vitigna. Ah, ammonito. Sta succedendo di tutto, perché nessuno si aspettava che il Napoli potesse pareggiare questa partita. Dopo tutto quello che è successo, i miracoli di Martinez, il palo di Anghissa. Cioè, è successo, ma va. Sto cazzo di Ngonghe, vabbè, però ha segnato. E si è emozionato un po' troppo. Comunque non ci siamo, perché noi dovevamo vincere per accavallare, per arrivare almeno al sesto posto. Invece arriva un pareggio che noi eravamo già decimi dopo la vittoria della... non mi ricordo di chi, del Torino mi sembra. E attenzione, Douglas! Che culo, abbia perso la palla, l'hai trovato. Sera Meret, la perdì e segnavano. Non perdete tempo, non perdere tempo. Guardate, già un pareggio d'oro. Perché se fosse veramente finita malamente con una sconfitta, io non so cosa sarebbe successo. Noi mercoledì abbiamo il Barcellona. Che dobbiamo fare col Barcellona? Buscamo 6-0. Vai, forza. Tanto devi recuperare comunque i minuti per i due cambi che hanno fatto. Cross in mezzo, attenzione, niente. Eh sì, mi raccomando, non poco più avanti. Ma boh. Tira! Ma che ho? Oh! Fallo! No, avevo visto il rigore, ma aveva preso la palla. No, tutto a posto. Calcio di punizione, vediamo un po' cos'è la mena altissima. Chi batterà la punizione? Calcio di punizione. Sì. Ah no, ok. Attenzione, c'è stata una rissa in mezzo alla barriera. Penso che appena finirà, batteranno questa punizione, finirà la partita. Chi batterà la punizione? Non tirate! Fate un cross! Ah, no, l'ha preso il difensore. Attenzione, altro colpo di testa. Secondo colpo di testa. Siamo ancora in aria, terzo colpo di testa. Liscia, aspetta, è buona, tutto a posto. Ma non andare dietro! Ma perché vai dietro? Finito. Invece di crossare, andate indietro.